Facciamo un nuovo orzacchiotto. Materiali occorrenti: 100 g di acrilico o cotone, come vi pare, beige, 50 g di acrilico o cotone, come vi pare, panna, idem rosa. Ok? Iniziamo a fare le zampe dell'orso, che ne dobbiamo fare due uguali. E come sempre, vi detto il piccolo schema. Facciamo, scrivete. Cerchio magico, 6 maglie basse, 6 aumenti che sono 12, una maglia bassa è un aumento 18, due maglie basse è un aumento 24, tre maglie basse è un aumento 30. Poi facciamo 30 maglie basse in blò e 3 giri da 30 maglie basse. Poi facciamo 5 maglie basse, poi una diminuzione, una maglia bassa per 6 volte e 7 maglie basse. Giro successivo, 2 maglie basse, una diminuzione, una maglia bassa per 6 volte e 4 maglie basse, totale 18. 5 gi 15 giri da 18 maglie basse, cambiamo a rosa e facciamo 4 giri da 18 maglie basse. E questo è lo schema. Per le zampe. Un po'. Nella seconda gamba che abbiamo completato, non tagliamo il filo, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e agganciamo l'altra gamba. Prendiamo la gamba in posizione, prendendo il piede qui per dritto e appiattiamo il lavoro qui alla fine, così, in modo da inserire l'uncinetto in questo punto. Ok? E qui facciamo la maglia bassa per unire queste due parti. Ora andiamo a lavorare 18 maglie su questa gamba, una l'abbiamo già fatta, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10ª è questa qui, 10, 10, andiamo sotto, cerchiamo di non prendere l'imbottitura, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 e 18. Adesso lavoriamo sulle 3 catenelle prendendo il lato della catenella verso di noi, anche perché dopo dobbiamo lavorare la catenella dall'altro lato. Quindi facciamo 3 maglie basse, una, vede pazienza, eh? Una, non la riesco a prendere, eccola qua, 2 e 3 e poi riprendo a fare la lavorazione da quest'altro lato entrando nello stesso punto qui della maglia, perché devono essere comunque 18, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17 e 18. Adesso per il giro successivo dobbiamo andare a fare, un attimo che ve lo dico, 6 punti bassi ed un aumento per tutto il giro. Ovviamente dobbiamo andare a fare le 3 maglie basse. 1, 2 e 3 sulle 3 catenelle, poi riprendiamo sull'altra gamba, 4, 5 e 6 e l'aumento. Ripetiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento, 'ho un dito non macchiato, sporco, ho preso una botta, quindi se qualcuno ci avesse qualche problema che mi dice lavate le mani, non è questione che mi lavasse le mani, ma perché ho preso una botta su un dito, quindi è nero. 1, 2, abbiate pazienza, 3, 4, 5 e 6 e l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento. Abbiamo sul lavoro 48 maglie basse. Di queste 48 maglie basse dobbiamo andare a fare 32, 33, 34, 5, 36, 37, 6 giri. Ok? Adesso, dopo aver fatto gli 8 giri, ho corretto, non erano 6 ma erano 8, c'è scritto in didascalia 8, e andiamo a fare un giro in blocco, quindi prendendo l'aletta esterna della maglia bassa, questa qua, l'esterna, e facciamo un giro di maglie basse sempre in blocco, in modo che poi dopo su quello, il loop che abbiamo lasciato libero, ci possiamo attaccare, agganciare di nuovo per fare la gonnellina. Quindi ci abbiamo sempre 48 maglie basse sul lavoro, facciamo questo giro in blocco e poi facciamo di nuovo due giri di 48 maglie basse normali. Allora, il giro 41 è di 6 maglie basse ed una diminuzione, quindi abbiamo un totale di 42 maglie basse e poi andremo a fare 3 giri di 42 maglie basse, quindi 6 punti bassi, una diminuzione e poi 3 giri da 42 maglie basse. Proseguiamo col giro 45, dove andremo a fare 5 maglie basse e una diminuzione per 6, quindi 36 maglie totali e sempre i soliti 3 giri di 36 maglie basse. Ma io a questo punto inserirei la stecca di colla a caldo che metto sempre nei pupazzi per reggere tutta la struttura
e la inseriamo in questo modo. Scaldiamo un pochettino la punta della colla a caldo con un accendino e la facciamo aderire proprio in mezzo alle gambe, qua, qui, così. A questo punto possiamo iniziare ad imbottire questa parte lavorando con l'imbottitura su tutti i lati della stecca, cioè del corpo, in modo che la stecca rimanga sempre centrata in qualche maniera, la mosca. Ok? Quindi facciamo questa operazione. Teniamo sempre la stecca in qualche modo centrata e adesso dobbiamo andare a lavorare con sta stecca in mezzo, però insomma non è che dà poi tutto sto gran fastidio, sinceramente. Spingiamo bene l'imbottitura. Ecco. Benissimo, siamo a 36 punti, quindi siamo al giro numero 48. Abbiamo fatto 3 giri da 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 4 punti bassi e una diminuzione, che saranno totale 30, e poi un giro 30-30. Quindi 49, 4 maglie basse e una diminuzione. Il giro 50 sono 30 maglie basse. Adesso tagliamo il filo rosa e riagganciamo il filo che avete scelto per il corpo, questo qua, e andiamo a fare un giro di 30 maglie basse in blò. Quindi inseriamo l'uncinetto nella parte retro della catenella, cioè della maglia, e andiamo a fare la maglia bassa. Quindi lavoriamo tutto il giro in blò, così 30 maglie basse. Dopodiché andiamo a fare 3 maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro fino ad avere un totale di 24 maglie basse. Fatto questo giro, andiamo a fare 3 giri di 24 maglie basse. Quindi prima facciamo il giro delle diminuzioni e poi facciamo 3 giri da 24 maglie basse. Ok? Ok, finito il corpo e zampe, facciamo le braccia che sono molto semplici. Quindi del colore base, quello beige, insomma, le braccia le facciamo in questo modo. Allora, cominciamo. Cerchio magico, 6 maglie basse. Poi, secondo giro, 6 aumenti. E sono 12. Terzo giro, una maglia bassa e un aumento, quindi 18. Poi facciamo 3 giri da 18 maglie basse, 3 giri da 18 maglie basse. Poi andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione, quindi abbiamo 15 punti. E il giro successivo, che è il giro 8, andiamo a fare 15 maglie basse. Poi il giro 9,
sarà di 3 maglie basse e una diminuzione per 3 volte e ci abbiamo 15, 12 punti. Poi da 10 a 21 facciamo 12 maglie basse, quindi sono 10, 20, 11 giri, 11 giri, ok? E facciamo ovviamente due braccia uguali. Ok, finite le due braccia, le imbottiamo per 3/4, lasciamo sempre un pollice in alto senza imbottitura. Ok, chiudiamo a panino in questo modo. Arrivo fino all'angolo in modo che mi viene una chiusura buona e faccio 6 maglie basse unendo i due lati. Quindi taglio un pezzetto di filo per cucire e metto da parte qua, eccole qua, che poi andranno attaccate in questo punto. Benissimo, adesso prima di andare avanti con la testa direi di continuare con il corpo. Userò un uncinetto leggermente più grande per fare la gonna, quindi un 3,5. Allora, con il filo rosa ci attacchiamo al centro dietro con le gambe rivolte verso l'esterno. Prendo l'uncinetto, mi aggancio al loop del flow, insomma, che abbiamo libero qui del giro e vado a fare una catenella intanto per bloccare il lavoro. Poi vado a fare, allora, insomma, due catenelle. Nello stesso punto ci vado a fare una maglia alta, una catenella. Nel punto successivo, due maglie, un aumento di maglia alta. Insomma, praticamente su tutti i punti dobbiamo andare a fare un aumento di maglia alta diviso da una catenella. Quindi punto successivo, due maglie alte. Scomodissimo farvelo vedere, scusate. Sto cercando di mettere la bambola in una posizione che si vede, ma non è facile. Quindi ho fatto due maglie alte e una catenella, vado nel punto successivo e faccio due maglie alte. Madonna mia. Una catenella. E di nuovo due maglie alte sul punto successivo. Una catenella e vado avanti così per tutto il colletto. Una catenella. E proseguo il lavoro fino al centro dietro, fino al centro dietro. Chiudo con una maglia bassissima qui nella terza catenella del giro e della prima, insomma, l'abbiamo fatto. Taglio un pezzettino e
chiudo. Ora ovviamente questo fili poi andranno fermati e il collettino l'abbiamo fatto. Adesso facciamo la gonna. Allora, riprendiamo il filato giallo, sempre partendo dal centro dietro qui del flow. Ci prendiamo il punto qui e andiamo a fare una catenella. Ho troppo filo, ho lasciato un attimino così per fermare il lavoro e facciamo un giro di maglie basse. Portiamoci dietro la codina così la inglobiamo all'interno del lavoro. Intanto facciamo un giro di maglie basse. E finiamo il giro. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa e facciamo 2 catenelle. Nello stesso punto andiamo a fare una maglia alta. Ancora nello stesso punto una maglia alta, quindi un aumento triplo. Poi facciamo 2 maglie alte singole. 1 e 2. E nuovamente un aumento triplo, quindi 3 maglie alte nello stesso punto. 2 e 3. Procediamo così per tutto il giro. 2 maglie alte singole. 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2 e 3. Andiamo avanti così per tutto il giro. Allora adesso noi facciamo 5 giri di maglie alte così come sono, senza nessun tipo di aumento, quindi in ogni punto facciamo, intanto iniziamo con 2 catenelle e in ogni punto facciamo un punto alto. È molto semplice questo sacchiottina femmina, proprio per le, anche per le principianti che lo possono fare. Bene, facciamo tutto questo lavoro, 5 giri di maglie alte, poi vediamo se ne servono di più. Allora, 5 giri sono per me sufficienti, voi valutate la vostra pupazzetta se volete fare un po' più lungo, quello che volete. Allora, facciamo una rifinitura come il collettino, però in bianco, tanto per spezzare un po' la monotonia del rosa. Quindi prendiamo, io prenderò un filato bianco, mi aggancio qui alla prima maglia, insomma, e vado a fare la stessa rifinitura che ho fatto per il collo, quindi un aumento di maglia alta e una catenella. Quindi nella successiva faccio un aumento di maglia alta e una catenella, così riprendiamo un po' il colletto. Ok, un aumento di maglia alta e una catenella e proseguo in questo modo e faccio tutto il giro. Va bene? Beh, direi che è molto carina così la nostra orsacchiotta. Benissimo. Adesso facciamo la testa. La testa è sempre molto semplice, ovviamente, tonda. Allora, mi scuso, ma purtroppo io ho letto, cioè mi sono dimenticata che dovevamo continuare a fare la testa, però vabbè, non è successo niente. Riprendiamo il filo beige.
anzi, io sicuramente voi non lo taglierete perché io ve lo scriverò alla fine del corpo. Non tagliare il filo, invece io lo taglio, però io lo riaggancio e voi no, perché voi ve lo scriverò sopra il video di non tagliare il filo. Va bene? Allora, abbiamo 24 punti sul lavoro. Adesso noi andiamo a fare una maglia bassa e una un aumento per tutto il giro. Quindi ricominciamo. Quindi una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Ecco qua, sono arrivata al nodo. Che io mi nascondo dentro, quindi non si vede niente. Quindi una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa. Un momento e continuo così per tutto il giro. Allora, fatto il primo giro, proseguiamo a fare la testa. Vi detto lo schema perché è molto semplice. Dopo aver fatto un punto basso e un aumento, che abbiamo 36 maglie sul lavoro, andiamo a fare due maglie basse e un aumento per tutto il giro e arriviamo a 48. Poi facciamo 3 maglie basse ed un aumento e arriviamo direttamente a 60. Poi facciamo 9 maglie basse e un aumento e arriviamo a 66. Di queste 66 maglie dobbiamo fare 12 giri, ok? Dopo aver fatto questi 12 giri andiamo a diminuire e quindi partiamo con 9 maglie basse e una diminuzione, torniamo a 60 e poi facciamo un giro da 60 punti. Poi facciamo 8 maglie basse e una diminuzione e arriviamo a 54 e un giro da 54, ok? Poi 7 maglie basse e una diminuzione e arriviamo a 48, ok? Sì, poi abbiamo 6 maglie basse e una diminuzione e arriviamo a 42. Poi abbiamo 5 maglie basse e una diminuzione e arriviamo a 36. Ci fermiamo un attimo perché dobbiamo mettere gli occhi e poi finiamo la testa insieme. Allora, dopo che abbiamo fatto quel pezzettino di schema, dobbiamo posizionare gli occhi. Allora, intanto per cominciare, mettere la bambola in questa posizione, schiacciare la testa così e cercare il punto centrale della bambola. Così. Che è il centro davanti della testa. Ok? Poi contiamo dalla riga degli aumenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 spazi, quindi questo qua, e partendo dal centro andiamo a posizionare gli occhi con 1 2 3 4, 5, 6 maglie di qua e 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie di là. Spero che mi sono spiegata.
Ora gli occhi, io ho questi grandi marroni del 20 di 2 centimetri. Ora ovviamente voi metteteci gli occhi riferiti alla vostra grandezza del pupazzo, però insomma gli occhioloni ci vogliono. Allora, io non li fisso subito gli occhi perché voglio vedere poi alla fine, mettendo il muso, se vanno bene. Se vanno bene, poi li fissiamo prima di chiudere la testa. È un mio modo di procedere. Quindi metto, intanto posiziono gli occhi in questo modo. Ok? Ci metto la rondella. Gli faccio fare un solo scattino alla rondella, leva di iron, non si fa lo scattino alla rondella perché queste rondelle non so che c'hanno, le allargo un pochetto, ecco, faccio fare solo uno scattino in modo che poi la posso togliere per vedere se poi gli occhi sono posizionati bene. Allargo la rondella in questo modo e l'appoggio solamente così. Quindi questo l'ho messo a rovescio. Poi la levo che poi si leva. Quanto li odio sti occhi così. Questo l'ho messo a rovescio, quindi non si leverà mai. Ecco. Prendo un'altra rondella e la metto così, uno scattino solo e dopo controllo se va bene mettendo il muso. Tanto andiamo avanti col programma. Allora, siamo arrivati, scusate, un attimo di pazienza, arrivo. Allora, siamo arrivati a 5 maglie basse, una diminuzione, siamo a 36. Poi facciamo 4 maglie basse, una diminuzione, 30. 3 maglie basse, una diminuzione, 24. Adesso però io mi fermo perché? Perché voglio fare prima il muso. Perché posizionando il muso, poi dopo vedo se la testa. Se gli occhi sono messi in questa maniera, io lavoro così, quindi cerchiamo di. Facciamo intanto questi due giri, imbottiamo la testa e poi facciamo il muso, quindi non tagliate il filo beige, ok? Allora ecco, ho imbottito la testa, l'ho lasciata aperta in modo che posso eventualmente spostare gli occhi e adesso vado a cominciare il muso, quindi prendo il color pelle panna che ho scelto io, poi vedete voi, come ripeto sempre, per quanto riguarda i colori potete assolutamente, dovete assolutamente fare come vi pare per quanto riguarda i colori. Quindi mi preparo un attimo e adesso andiamo a fare il muso. Allora, per quanto riguarda il muso, andiamo a fare sempre il cerchio magico con 6 maglie basse. Anzi, scusate, 7 maglie basse, abbiate pazienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Stringiamo e facciamo 7 aumenti, quindi totale 14 maglie basse. 2, 4, 6, 10, 12 e 14. Terzo giro, una maglia bassa e un aumento, totale 21. Dieci,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 e 21. Terzo, quarto giro, 2 maglie basse ed un aumento, 28. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ok, allora giro successivo andiamo a fare. Ehi, ehi, tre maglie basse, un aumento, 35, 5, 1, 2, 3. 5, 1, 3, 5, 1, 2, 3. Scusate, ho fatto insieme a voi, faccio prima che mette tutte le pause. E 5, ok, adesso andiamo a fare due giri di, anzi un giro intanto di 35 maglie basse. Benissimo, e poi facciamo un giro di maglie bassissime prendendo il blò del musetto, quindi prendendo solo l'aletta esterna della maglia, questa, andiamo a fare un giro di maglie bassissime, non stringete troppo il lavoro, lavorate morbido. Ok, tagliamo un pezzo di filo per poi cucire il muso al pupazzo. Stendiamo il musetto, facciamolo diventare un po' più ovale. Ok, così
prendiamo il coniglio qua al coso e lo posizioniamo. Allora, direi che gli occhi vanno molto bene, quindi li possiamo fissare. Uno e due. Benissimo. Io tolgo sempre un pezzo qua della plastica perché mi fa troppo spessore. Ok. E alla base dell'occhio, qui, metto della colla per attaccarlo meglio al pupazzo. Aspettiamo che si asciuga un po'. Queste sono operazioni che io faccio a prescindere da che cosa sto lavorando. Benissimo. Allora, a questo punto, dato che abbiamo detto che il musetto come posizione e come occhi va bene, eccolo qua, possiamo chiudere la testa. Quindi andiamo a lavorare i soliti due maglie basse, un aumento, tre, due, dove siete arrivati, due maglie basse, un aumento, scusate, una diminuzione, insomma andiamo in chiusura della testa. Allora, dopo che abbiamo chiuso la testa, facciamo il muso, quindi spilliamo il centro del muso al centro degli occhi, proprio così, così e laterale. Sempre dandogli una forma mezza oblunga, insomma. Poi con l'ago andiamo a cucire la parte superiore del muso. Scusate, ogni tanto respiro. Non sto sbuffando, respiro. Quindi andiamo a cucire la parte superiore del muso, prendendo i punti bassissimi che abbiamo fatto nell'ultimo giro e prendendo la testa. Quindi in questo modo. Non criticate scrivania e disordine, perché questo è quello che io sono. Per favore, non mi mandate messaggi di critica, perché non me ne frega proprio niente. Ok, detto questo, continuo a cucire il mio muso. Che succede? Ecco qua. C'è un nodino, forse, che mi disturba. No, sì, c'è un piccolo nodino alla fine del filo che, ecco, adesso non c'è più. Allora continuo a fare questa operazione fino ad arrivare all'altro angolo del musetto, così. Quando sono arrivata a quest'altro angolo del musetto, prendo un pochettino di imbottitura e la piazzo all'interno del musetto. Questo è il filo del cerchio magico, non ci serve. Così. E continuo
scusate, ci sono i cani, e continuo a cucire il muso cercando di non prendere l'imbottitura. Ora, per me questa è una posizione scomoda, quindi metto la pausa e finisco di cucire il muso. Ok, a questo punto prendo un filo marrone o nero, quello che voi volete, per fare il naso. Allora, per fare il naso andiamo a fare nell'anello magico, andiamo a fare una maglia bassa. Allora, chiudiamo l'anello magico e facciamo all'interno una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, quindi una e due, due maglie basse, di nuovo due maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Tiriamo e si forma una specie di cuoricino. Chiudiamo con una maglia bassissima all'interno del cerchio magico, tagliamo il filo, tagliamo un po' più lungo il filo per farci anche il bordino della bocca e tiriamo qua. Ok, si forma una sorta, una specie di piccolo cuoricino che noi andremo poi a cucire qua al centro del muso, sotto la prima riga di maglie basse. Va bene? Quindi spilliamo un attimo. Con questo filo poi ci andiamo a fare la boccuccia. Quindi prendiamo il filo del come si chiama, del naso, del cerchio magico, uno dei due fili, insomma, uno dei due fili, e andiamo a cucire questo nasetto. Ci potete mettere anche la colla, ma anche no, spero che voi cucite così. 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 Facciamo un paio di giri indietro per rinforzare un po' il nasetto. Non sprecatelo il filo, se ce l'avete usatelo e rinforzate il naso. Ok. A questo punto, con questo filo centrale, ci andate a fare la bocca. Quindi centrate rispetto appunto al cerchio magico del muso, e riuscite da quest'altro lato, così. Va bene, eccola qua, fissate un po' il filo, dategliele magari, se volete, la forma a cuoricino qua, tirando il centrale, se riuscite, così.
ecco qua, forma cuoricino, e poi fissate sto filo in qualche modo. Bene, via, tagliamo il, e anche il musetto l'abbiamo fatto molto carino. A questo punto ci mancano praticamente solo le orecchie e basta. Allora, dobbiamo intanto cucire le braccia, che penso sia molto semplice. Mettete il coniglio, scusate, io dico coniglio, ma questo è un orsacchiotto. Potrebbe diventare pure un coniglio se gli fate orecchie più lunghe volendo, eh. Allora, rispetto alla gamba, così, cucite sotto il bordo del colletto. Quindi passate prima da un lato all'altro del braccio, poi ripassate da un lato all'altro del braccio e a quel punto fissate il braccio in questo modo. Uno, due, poi ripeto, se avanza filo non lo sprecate e usatelo per ripassare in modo da bloccare bene il braccio. Non lo sprecate, non si spreca il filo, si usa. Via, finito un braccio, andiamo a montare l'altro. È carino. Qua prendiamo sempre l'ago, ripeto, rispetto alla gamba, qua sotto, proprio sotto 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 al colletto, da una parte, prima da una parte e dall'altra, e poi rifaccio questa operazione. Ecco qua. Chi va di corsa può pure mandare avanti il video, eh? Benissimo, eccola qua. Adesso ci mancano praticamente solo le orecchie e poi abbiamo finito l'orsetta. No, dobbiamo fare gli occhi e poi abbiamo finito. Allora, per quanto riguarda le orecchie, partiamo con il cerchio magico e 6 maglie basse, poi andiamo a fare 6 aumenti, 12 totale, una maglia bassa e un aumento, 18 punti, 2 maglie basse e un aumento, 24, 3 maglie basse e un aumento, 30. Facciamo 2 giri da 30 maglie basse e poi facciamo un giro di diminuzione, quindi 3 maglie basse e una diminuzione per 24 punti. 2 orecchie in questo modo. Allora, cuciamo le orecchie centrate rispetto agli occhi e leggermente oblique, così. Quindi spigliamo la punta in alto e spigliamo, dobbiamo avere la stessa
la stessa distanza dal cerchio magico alle due punte sopra. Ok, benissimo. Dopo che abbiamo spillato queste due parti, 1 2 3 4 1 2 3 4, posizioniamo l'orecchio leggermente obliquo in questo modo, così, così, e facciamo l'altro spillato e spilliamo dall'altra parte. Verifichiamo qua come direzione e verifichiamo qua la direzione, e quindi poi va tutto bene. Va bene? Perfetto. Fatto questo, cuciamo queste orecchie nello stesso modo in cui abbiamo cucito le braccia. Io devo andare a Cattalago, eccolo. Quindi prendiamo il filo, ok? Lo passiamo prima da un lato all'altro dell'orecchio, così, fissiamo il punto, torniamo indietro un'altra volta, almeno io faccio così, voi fate quello che ritenete più giusto, io faccio in questo modo, ok? Tiro poco poco e vado a cucire la parte dietro, solo la parte dietro. Quindi prendo un punto del dell'orecchio e un punto del corpo, così. Come dico sempre, non sprechiamo filo, se ce l'abbiamo a disposizione facciamo qualche altro passaggio per sicurezza, ok? A questo punto tagliamo, ripetiamo la stessa cosa per l'altro orecchio. Va bene. Allora, l'ultima cosa da fare è l'espressione patatosa. L'espressione patatosa è quella che mo adesso mi trovo il filo un attimo. Dunque, l'espressione patatosa, facciamo, prendiamo il solito filo bianco un po' più grosso, o un cotone, insomma, se è possibile. Entriamo lateralmente qui e usciamo alla metà dell'occhio. Questo ago non va bene, cambiamo ago. Un attimo, ok. Certo, stavo lì un quarto d'ora a farvi perdere tempo che io infilavo l'ago. Allora, entro qua, esco al centro dell'occhio, proprio alla metà. Scusate, no, leggermente sopra la metà, ecco qua, qui. Ok. Faccio girare il bianco sotto l'occhio in questo modo fino a in questa
Non mi vengono le parole oggi, vabbè, questo così, perciò qui entro, va bene? Ecco, riesco dall'altro lato, nello stesso punto su per giù, tiro. La stessa cosa abbiamo fatto per la renna, eccola qua, la vedete l'espressione patatosa? Eccola qua, questa è. E poi giro così fino all'altro angolo qua sopra. Perdo il filo qua dentro nella testa. Così. Quando la cosa ci soddisfa molto, eccola qua, prendiamo la colla. Tiriamo su il bianco, mettiamo un po' di colla e facciamo aderire il filo bianco, fissiamo bene. Ok? Benissimo. Facciamo la cosa anche per l'altro occhio. Un po' di colla così intorno in modo che appunto il filo bianco poi non si sfila dall'orso. Eccolo qua. Eccolo qua, la paredosa. Poi togliamo qua, prendiamo un po' di filo nero per farci le ultime rifiniture dell'occhietto, quindi filo nero, filo nero. Sempre entriamo da una parte qualsiasi, ci andiamo ad infilare su per giù. Io mi infilo intanto qui sul bianco, mi infilo qua sulla punta del bianco e vado a fare così e poi scendo giù in verticale. In orizzontale, non lo so, fate un po', vedete, guardate le mani, è inutile che parlo. Che succede? Ecco qua. Va bene, passiamo dall'altra parte, e facciamo indicativamente la stessa cosa. Ecco qua.
quando su per giù sono uguali, andiamo a fare le sopracciglia, quindi ci alziamo di due righe solo, esattamente qua, e facciamo una righettina piccola. Così. Allora, la sopracciglia addolcisce lo sguardo. Ok? Così. Vedete? Perfetto. Prima sembrava incavolata. Adesso con la sopracciglia abbiamo addolcito un pochino lo sguardo. Finito questo, riusciamo dove siamo entrati. Tanto questa parte è spiegata in tutti i tutorial di tutti i lipopazzi, di tutti quanti l'occhi, quindi è sempre lo stesso il procedimento. Quindi, così. E così. Perfetto. Allora, praticamente l'orsetta è finita. Ok, adesso voi potete metterci un fiocchetto, ci potete mettere, fate quello che volete per l'abbellimento, ma la parte base, cioè l'orsetta base, è terminata. Va bene? Io mi auguro che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Mi scuso sempre anticipatamente per gli errori, per gli sbagli, per il modo che ho di fare se a qualcuno non piace, ma questa so io. E chi mi vuole, chi mi ama e mi segua, come si suol dire. Va bene? Un bacione a tutte. Ciao.